Camila! Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti qui nella nostra cucina reale. Oggi recensione di un prodotto made in Italy e soprattutto made in Sicily. Che sì, cos'è? Sì, un prodotto tutto siciliano, della Cinagria nostra, ma un prodotto che può fare veramente concorrenza alle più bellissime avveniristiche invenzioni nel campo del caffè. Ma che questo di cosa si parla? È Camila, la macchina del caffè che si usa sul fornello. Volete vederla? Fai vedere Camila. Eccola qua! Guardate che forma pazzesca. Ombretta, come hai conosciuto Camila? Sono sicura che ve lo state chiedendo. Ombretta, come l'hai conosciuta Camila? Allora, poco tempo fa la mia vicina di casa ha inaugurato la casetta nuova che ha fatto e mi ha invitato per farmela vedere e mi ha offerto un caffè. Io durante la visita ho osservato la casetta fino a quando non mi ha offerto il caffè. Un caffè in vetro, 3 cm di caffè e 5 di schiuma. Io l'ho bevuto, dopodiché gli ho chiesto: wow, ma che macchinetta hai? Me la sto andando a comprare. Scusami, no, ma la tazzina non ci arriva a 8 cm. Infatti usciva la... Pazzesco. Era tipo la granita con la panna. Pazzesco. Allora gli ho detto: ma che macchinetta hai? Ho detto: no, io non ho una macchinetta, Ombretta, no. Vieni, ti faccio vedere. E mi ha fatto vedere che sul fornello aveva posizionato lei. Faccio: ma che cos'è? Questa è Camila, Ombretta, ma non la conosci? La conoscono tutti. Mi ha fatto sentire proprio... Ditemelo se la conoscete, scrivetemelo qua sotto se l'avete mai vista. Io non l'avevo mai vista, ignorante me. E allora mi sono messa a smanettare su internet e sono arrivata alla fonte e mi sono accorta che era un'azienda siciliana, impazzita. Li ho contattati bellissimo, subito, e loro gentilmente mi hanno fornito una Camila perché io volevo assolutamente farvela conoscere. Adesso vi facciamo vedere come funziona e subito dopo vi diciamo perché assolutamente volevamo farvela conoscere. Prima cosa, la Camila non va sul fornello piccolo, ma va sulla fonte di calore media, in modo che la fiamma possa prendere gran parte della circonferenza della caldaia. Come prima cosa la portiamo a temperatura. All'interno della vaschetta dell'acqua trovate un funghetto. Per una tazza di caffè dovete arrivare alla sommità del funghetto. Comunque io per adesso riempio mezza vaschetta d'acqua perché porto a temperatura, ok? E la leva deve essere in orizzontale. In orizzontale. Va bene? Mettiamo la leva in verticale adesso e accendiamo la fonte di calore. Mettiamo subito una tazzina sotto Camila perché adesso uscirà l'acqua. Vedrete che adesso l'acqua inizia a scendere. Volta che l'acqua è tutta scesa, giriamo la leva in orizzontale e l'acqua comincia a scendere, sta pulendo il tubo. Appena esce solo vapore, ha finito il suo lavoro. Spengo la fiamma e lei continua a lavorare. Ok, a questo punto ha pulito tutta la macchina dal vecchio caffè, da quello che avevamo fatto prima. Siamo pronti per preparare il nostro caffè. Innanzitutto, per un caffè, vi ho detto, riempiamo la vaschetta dell'acqua fino a sopra il funghetto, per seconda di quanto lo volete, lungo, meno lungo e via discorrendo. Adesso, con macchinetta calda, rigiriamo in verticale. E l'acqua, vedrete, ha fatto un super risucchio ed è stata tutta tirata giù in caldaia. E rimetto in orizzontale. Prendete il caffè e lo versate nel braccetto. Con il manico del cucchiaino rasate perfettamente la superficie e schiacciate ancora. Quindi non va pressato, va sistemato all'interno. Inseriamo il braccetto nel suo alloggiamento e stringiamo. Per farvi vedere le potenzialità di Camila, io metto il bicchiere di vetro e accendo la fiamma.
Adesso il caffè comincia a scendere e scende a goccia, cioè più bassa sarà la fiamma, più farà perline di schiuma, più alta sarà la fiamma, più velocemente passerà il caffè e quindi sarà un caffè più lungo. Ecco la schiuma. Ovviamente più caffè fate, più la macchina lavora, si riscalda e il caffè verrà ancora più cremoso. Mi credete? No, bellissimo. Mi credete? Le immagini parlano più di mille parole. Ora, a seconda di quanta schiuma volete e di quanto caffè desiderate, spegni la fiamma. Spengo la fiamma, metto e voilà. Il mio caffè è pronto. Adesso, piano piano, tiro giù la valvola. Piano piano. Voilà. Ok, e Camila ha finito. Solo dopo aver messo la valvola in verticale, attenzione, solo dopo averla messa in verticale, rimuovete il braccetto, perché sennò la pressione che c'è qua dentro vi fa schizzare la polvere di caffè ovunque e se è in caldo potreste anche sbruciacchiarvi, cioè come qualunque macchina per espresso. Ma torniamo a lui. Assaggia, uomo del caffè. A me piace amaro, eh. Certo, il vero caffè è amaro. Fai vedere la schiumazza? No, ragazzi, cioè, io ve l'ho detto, quando no, quella buonissimo. Mi ha offerto il caffè, io sono rimasta così. Ah, vi ha fatto invidia? Adesso ci vuole il cocchiaino per raccogliere il caffè. Buonissimo. Capito? No, capito? Buonissimo, veramente. Più caffè fate, più ci prendete la mano, più veramente capirete come è facile preparare un buonissimo caffè. No, ragazzi... Ma questa è la schiuma, non, parliamone. Non scende. Parliamone! Buonissimo, cioè, più di questo, buonissimo. Cosa possiamo dirvi? Compratela e provatela. Beh, qualcosina a dirvi ancora ce l'abbiamo. Torniamo di là. Bene, avete visto com'è semplice fare il caffè con questa meravigliosa macchina per espresso. E adesso vediamo se Gabriele è preparato. Vediamo. Faccio le domande che sicuramente fareste voi, vediamo. Perché sono le stesse domande che mi sono fatta io prima di comprarla. Ma con quale caffè funziona? Col caffè per la moca. Mi raccomando, caffè di ottima qualità moca, deve di essere. Qualità. Così, il caffè comunque deve essere sempre di ottima qualità perché è un piacere. Ma bisogna portarla sempre a temperatura la macchinetta? Sì, per il primo caffè. Ragazzi, è una cosa che si fa in un attimo, sì, perché Camila, avendo un serbatoio piatto e largo, va subito in pressione, quindi non fa perdere assolutamente tempo. È in acciaio. Acciaio, è 100% made in Sicily, su brevetto siciliano. Ha la possibilità bellissima, se volete farla come regalo, di personalizzare. Guarda. Il piatto della caldaia, il piatto superiore della caldaia. Noi abbiamo messo il logo di Due Cuori una K, dove è c'è Polenzina. E la cosa fantastica è che ve la potete portare ovunque. Andate in gira col pulmino? Come mi è venuta questa idea? Non lo so. Andate in giro con un pulmino? Bene, ve la portate. Avete il camper? Spettacolare. Caffè espresso ovunque voi siate. Arriva in dotazione con il braccetto per un caffè singolo, ma è acquistabile anche il braccetto per due caffè. Il caffè si prepara in un attimo, arriva corredata delle sue istruzioni, facilissime da seguire, ha 5 anni di garanzia. Bene, la trovate sia su Amazon a prezzo di 89 euro, oppure la trovate sul sito espressocamira.com, che per adesso è scontata. Non so quanto durerà questa promozione, andate a sbirciare voi se vi interessa. Che dire, noi ve la volevamo far conoscere perché è un'alternativa green, è un'alternativa verde a capsule cialde, a milioni di plastica riversata sul nostro pianeta. Ritorniamo un po' alle origini con la polvere libera senza rinunciare al gusto dell'espresso. È il giusto compromesso tra chi vuole un caffè al top ma non vuole impattare troppo sull'ambiente. Perfetto, e brava, quindi ottimo, ogni mattina beviamoci un caffè con la consapevolezza di non nuocere anche al nostro pianeta, ma soddisfare solo un nostro bisogno. Bene, noi speriamo che il video vi sia piaciuto, è sicuramente anche un'idea regalo, perché bellissima. No, visto che ci stiamo avvicinando al periodo a dei Natale. Matrimoni. Ah,
per i matrimoni, per i matrimoni, per i matrimoni, questa con è l'iniziale import- degli sposi, ma degli che sposi, bella! Oppure oggi sposi, oppure non lasciatemi mai. Certo, io sono pieno di idee, ti pare? Ma bravo, io pensavo a Pasqua, veramente, sì, però vabbè, Natale, Pasqua, insomma, no? Tutti i regali, tutti i momenti felici, sì, possono essere, sì, correlati, sì, da una, perché il buon caffè piace veramente a tutti e quindi saperlo preparare è veramente un'arte. E con questa macchina ci riuscirete alla grande. Io spero che sentiate il nostro entusiasmo. Noi non siamo retribuiti per fare questa recensione, okay, bravo, come nessuna recensione. Perché non siamo retribuiti? Perché a noi il made in, perché da noi su Due Cuori Una Cappa il Made in Sicily passa gratis. Lo abbiamo sempre fatto, sì, sì, con tutte le aziende siciliane, ecco, con, brava, cui abbiamo, ne approfittiamo, collaborato, per dire che facciamo recensioni su fichi d'India, su cose colombe, panettoni fatti in Sicilia. Posso finire un concetto serio, sì, ma abbiamo voluto farvela conoscere perché innanzitutto finalmente possiamo vantare un'azienda che ha un senso veramente importante, sia perché vogliamo consigliarvi un'azienda per il soddisfacimento del vostro bisogno personale, della vostra godereccia voglia di caffè, che è anche un'azienda che al contempo ha un occhio di riguardo per l'ambiente, e secondo me questa è una cosa bellissima. Secondo poi è un orgoglio tutto siciliano quando c'è un'azienda in Sicilia che eccelle per qualcosa. Noi siamo contentissimi nel nostro piccolo, bene, piccolissimo, di farla conoscere a più persone possibili, a tutti voi che ci seguite, quindi fidatevi di noi. La recensione non è guidata, diciamo così, è una recensione che viene dal libera, cuore, libera. Sì, libera, e che viene dal cuore. Benissimo. Viene dal cuore per l'amore per il caffè e per l'amore per la nostra terra. Brava, e quindi se anche tu ami la buona cucina e vuoi chiudere un pasto veramente in bellezza, questo è il modo giusto per preparare il tuo caffè. E tutti i tuoi ospiti come me diranno: ma che macchinetta hai? E voi li stupirete. Bene, noi ci vediamo al prossimo video. Vi mandiamo un grande bacio, ringraziamo Camila per questa splendida idea e noi sì, ci vediamo sempre qua. Sì, per un prossimo video. Sono sulle vostre tavole. Ciao e buon sulle caffè. Sulle vostre tavole. E buon caffè. Sulle vostre